Passiamo alla quarta ospite della nostra giornata. Speriamo di riuscire a collegarci con lei perché questa mattina aveva qualche difficoltà anche perché si collega da Sydney. Abbiamo parlato di viaggio e con lei parleremo proprio di un viaggio anche con una punta di invidia perché da 3 anni e mezzo gira il mondo in barca a vela, ha visitato 22 paesi e la conosciamo molto bene perché è stata protagonista di un nostro TEDx nel 2016, dove ci aveva raccontato la sua esperienza come capitana in Sea Shepherd. Vediamo se è in collegamento con noi, Marianna Baldo. Eccola! Benvenuta, Ciao, ciao Marianna! Nicole. Grazie Nicole, ciao a tutti. Grazie per avermi ripescata dal mucchio, eccomi qua un'altra volta. Assolutamente, visto il viaggio che stai facendo, valeva la pena a sentirti assolutamente. Con te chiacchiererà Daniel, vediamo se ci raggiunge anche lui. Perfetto. Eccoci, ciao. Ciao Nicole, ciao Marianna. Ciao Daniel, ciao. Io Beh, vi lascio chiacchierare e ci sentiamo dopo. grazie, Grazie grazie Nicola, a Nicole. dopo. Beh, mi pare che vada tutto molto bene rispetto a quelle che erano le previsioni piuttosto funeste invece di questa mattina, perché mi pare ci sia una buona connessione. Non incrociamo le dita, incrociamo le dita. Allora, Incrociamole, teniamole incrociate. infatti, in realtà allarghiamo un po' il racconto di dove sei adesso. Nicola ti ha già ricordato che sei a Sydney. Sei a Sydney in una vera e propria quarantena perché nel maggio ti sei dovuta fermare proprio per il problema del coronavirus. Avete scelto l'Australia, diciamo, come porto di attracco per questa fase e state passando la quarantena in un albergo con 300-400 persone, mi dicevi, che sono all'interno delle proprie stanze, e da lì anche da un lato sia il problema della connessione, perché sono tutti evidentemente attaccati a internet, altro, molto altro non c'è da fare, credo, no? E pertanto ti trovi sì, in questa situazione un po' particolare, vero? Sì, assolutamente. Come hai detto te prima, io vivo in barca a vela e questa pandemia con il relativo blocco dei porti, delle frontiere ci ha trovati in Giordania, nel porto di Aqaba. Tutto sommato una situazione sicura. Devo dire che proprio il giorno in cui siamo partiti dalla Giordania per arrivare in Australia, la regione di Aqaba era appena stata completamente riaperta per mancanza, no, del virus patogeno. La Giordania aveva saputo agire prontamente a questa situazione. È vero che è anche un paese piccolo, parliamo di 6 milioni di abitanti, quindi forse è un po' più facile. È anche un regno, cioè c'è un re, c'è una monarchia, e sono persuadate a dire signor sì a quello che decide il capo, insomma. E fatto sta che trovandoci noi diretti verso il Mediterraneo, con tutti i porti del Mediterraneo che uno dopo l'altro stavano chiudendo, abbiamo preso la decisione di non rischiare in un certo senso e di lasciare la barca che è la nostra casa e che mi manca tantissimo ogni momento della giornata, di lasciarla lì ad Aqaba, prendere l'occasione di un aereo e venire in Australia. Australia perché Adrian, che è il mio compagno di vita, è australiano. Quindi ho Ok, seguito lui. certo. Allora, noi ti abbiamo conosciuta nel 2016 proprio sul palco del TEDx Vicenza, dove hai tenuto un talk, diciamolo, che ha avuto un impatto emotivo estremamente forte sulle persone, sul pubblico che era in sala e poi su tutte le persone che lo hanno visto. Era un talk molto importante che si chiamava Operare una scelta per salvare il futuro e faceva parte, diciamo, della prima fase della tua vita da attivista ambientale sulle navi di Sea Shepherd. Quindi veramente consiglio a tutti chi ancora non l'avesse visto di andare a vederlo. Ma adesso parliamo della fase 2 della tua vita. Fase 2 è un termine adesso, come dire, molto, molto, molto in voga. Parliamo della fase 2, che è quella della viaggiatrice, perché tu hai deciso, oramai, come dicevi, da 3 anni e mezzo di girare il mondo in barca a vela. E allora vengo anche con questo alla prima domanda, perché con questo
lockdown che tutti stiamo vivendo un po' per tutelare noi stessi, per tutelare anche gli altri. Credo con convinzione che molto spesso il nostro pensiero e i nostri ricordi si sono focalizzati sui nostri viaggi, cioè quelli che abbiamo fatto ricordandoli, ma anche su quelli che poi vorremmo fare una volta che tutto questo sarà finito. Come detto, sappiamo già dal tuo precedente talk a TEDx Vicenza, appunto quando eri attivista ambientale su Sea Shepherd, che avevi già scelto di esplorare, muoverti, viaggiare, appunto. Quindi ora sono circa 3 anni e mezzo che la tua nuova casa, come la definivi tu anche prima, è una barca a vela e hai solcato le onde degli oceani visitando per ora 22 paesi. Ecco la domanda, quindi raccontaci un po' il perché di questa scelta e raccontaci anche delle sensazioni, delle emozioni che hai provato e raccontaci magari anche di quelle che saranno le tue future destinazioni. Allora, con Sea Shepherd io ho scoperto il mare, ho scoperto l'oceano. Prima, devo ammettere, non lo conoscevo. Conoscevo molto di più la montagna e le grotte che ho esplorato per tanti anni. E assieme a questo ho scoperto un'altra cosa che ha influito nella mia scelta, ovvero che la nave prima e la barca adesso, ovunque si fosse, mi faceva sempre sentire a casa. Nonostante abbia sofferto, lo ammetto, il mal di mare qualche volta anche in maniera abbastanza pesante, io in barca mi sento a casa. È una sensazione strana ed è una sensazione poi legata al continuo cambiamento, perché anche se il mare può sembrare sempre uguale, in realtà cambia in continuazione e chiede anche a te, marinaio, che vivi sulla barca o sulla nave, di cambiare assieme a lui, di adattarti, no, alle condizioni che possono passare dalla bufera alla calma piatta. È sempre un costante dondolio, è sempre un costante cambio di colori, di luci, di profumi. Sembra strano, però a volte sentiamo il profumo della terra quando ci stiamo avvicinando ad una terraferma e non lo sentiamo quando invece siamo in mezzo all'oceano. Sono emozioni fortissime, per cui quando mi viene un po' da scherzare, dico: Cupido si è ricordato di me e mi ha fatto incontrare Adrian, che ha detto grazie, no? Il fatto che lui fosse un vagabondo del mare, come dico io, in circumnavigazione attorno al globo, per me era un po' come dire: wow, questo è, ho vinto la lotteria della vita, insomma. E mi ha fatto fare anche altri tipi di cambi, perché questa non è la vacanza di 2 o 3 settimane o del mese, questa è vita quotidiana, cioè è come noi viviamo ogni giorno, continuamente, continuando più o meno a spostarci e esplorare. Io che per tanti anni vivevo veramente alla giornata, ho dovuto rimettermi a programmare la mia vita, a studiare il prossimo passo, no? Perché quando si va in circumnavigazione attraversando mari e oceani bisogna conoscere i venti, conoscere le correnti, sapere dove sono le stagioni cicloniche da evitare, ovviamente, e prima o poi si arriva a terra. E quindi quella terra è una terra straniera, una terra di cui bisogna conoscere la burocrazia, conoscere come funziona la loro cultura, come ci si approccia con quella cultura, no? Si va a bussare alla porta di qualcun altro chiedendo permesso, ovviamente, e ci tengo a farlo nella maniera corretta. E quindi mi sono dovuta rimettere a studiare anche la geografia. Ho scoperto posti che non sapevo che esistessero, non li avevo mai visti neanche nell'Atlante, no? Le Laccadive o le isole Andamane o le Comoro, che ne so, ci sono passata, quindi sto imparando anche tutte queste cose qui ed è emozionante, non lo so, io trovo questa forma di conoscenza diretta che non viene perché l'ho letta da qualche parte, io sono una ferrata lettrice, adoro leggere. Però quando poi la vivi di persona è una sensazione che ti resta dentro, che non ha prezzo, secondo me. La barca a vela è il mezzo, ed è un mezzo che poi la navigazione è lenta, no? Per cui non è come prendere un aereo e in 10 ore sei dalla parte opposta del mondo. Cioè vai per tappe, vai per culture, vai per stagioni.
E questa lentezza è anche imprecisa, no? Si programma tutto, si dice ok, fra 2 giorni c'è buon tempo, si parte, però non si riesce mai a sapere quando si arriva e a volte non sempre si arriva dove si era pensato di arrivare, perché nel frattempo capita qualche cosa e bisogna cambiare rotta. Quindi è anche un viaggio che, come il mare, è mutevole, è pieno di imprevisti, di cambi programma, e per me fanno parte dell'avventura, no? Vorrei dire che se non si è pronti ad accettare il cambio programma immediato, forse è meglio tornare a terra e vivere a casa. Prima ti ho detto, sento la mancanza della barca, come, che la vivo come se fosse una creatura che l'ho lasciata 2 settimane fa da Cava, e anche quella è stata una decisione importante. Di dire ok, stiamo seduti qui, non ci possiamo muovere, è un paese dove abbiamo poco da fare e per quanto cerchiamo di conoscerlo di più, ha delle barriere linguistiche non semplicissime. Abbiamo deciso anche per ragioni economiche di dire vabbè, ci prendiamo la pausa, andiamo in Australia dove possiamo fare qualche cosa, non appena riaprono i porti del Mediterraneo e sappiamo che bussando alla porta ci fanno entrare, ritorniamo a casa e attraverso il canale di Suez andremo alla scoperta di una di quelle che credo per me è cultura mediterranea più bella del mondo. Beh, sono opinioni mie personali, ovviamente. Beh, direi condivise assolutamente. Sentirti raccontare questo, ti dirò, soprattutto in questa situazione che stiamo vivendo, è davvero una boccata di ossigeno. Cioè, sentirti raccontare questo amplia davvero la visione anche, no? che nel nostro pensiero, nella nostra mente. E speriamo poi di poter anche mettere in pratica anche noi, di mettere in calendario un nuovo viaggio. E, insomma, ci hai raccontato quindi che il viaggio per te non è quindi una cosa, diciamo, solo occasionale, un momento che spezza una routine di vita, chiamiamola, tra virgolette, assolutamente normale, e che si limita quando va bene, ovviamente, a poche settimane all'anno, perché per te il viaggio è proprio la vita, è la tua routine, è la tua quotidianità. Una vita in viaggio ti permette senza dubbio di approfondire esperienze, emozioni che noi invece che facciamo i viaggiatori, diciamo, di poche settimane, che siamo condannati volenti o nolenti appunto alla normalità, possiamo solo sfiorare queste sensazioni senza mai addentrarci e viverle davvero, perché magari quando sei lì e sei proprio, cominci a capire un po' qualcosa della cultura in cui sei, hai l'aereo prenotato e devi partire, insomma, devi tornartene a casa. Quindi cosa senti di aver recepito nell'entrare in contatto così stretto con popoli, tradizioni, lingue, culture, anche così diverse dalla nostra, e a viverle davvero? Cioè, cosa credi poi che dovremmo imparare noi da qui? Mamma mia, quante ore abbiamo? Allora, veramente, faccio una premessa. Questo mio nuovo viaggio è partito dal mare della Cina meridionale, quindi da paesi come Thailandia, Indonesia, Malesia, poi abbiamo attraversato l'Oceano Indiano, siamo arrivati fino giù in Sudafrica, giusto per dare una collocazione geografica a chi ci sta ascoltando di questi primi 3 anni e mezzo di esperienza. E una delle prime cose che devo dirti così, di impulso, ho imparato è a dire grazie in credo 10-15 lingue diverse, tanto che ormai un po' me le confondo e con Adrian facciamo, ti ricordi com'è in Thailandia? Ah sì, aspetta, e com'è che si dice in Eritrea? Cose così, no? E perché grazie per me è la parola più importante, ti ho detto prima, bussiamo alla porta di altre culture, a casa d'altri, e la prima cosa che voglio imparare a dire è buongiorno, grazie, per piacere. Viaggio sempre con un taccuino dove me le scrivo, perché non sempre c'è internet per collegarsi al traduttore di Google, e non sempre il traduttore di Google è affidabile, a dire la verità. L'abbiamo scoperto in situazioni quasi esilaranti, che stavamo chiedendo cose che non avevano senso. E non lo so,
mi viene da dire, ma quanti alfabeti diversi ci sono? Cioè, il tigrigna, che cos'è il tigrigna? Io l'ho trovato a Massawa, in Eritrea, e l'ho scoperto nella differenza di carattere. Cioè, oh, guarda, qua scrivono senza la nostra A, le nostre B, eccetera, no? E poi mi sono imbattuta in persone anziane che mi parlavano in italiano, perché in mezzo alle macerie di una guerra di indipendenza durata oltre 30 anni, più anziani si ricordano ancora delle ultime fasi del colonialismo, da bambini o i loro nonni e genitori parlavano allora in italiano. E la cosa bella è che comunque degli italiani hanno un ottimo ricordo, quindi è stato, non dico che è stato come trovare un pezzettino di casa, però sai, fa parte di quel gruppo di emozioni che non mi sarei mai aspettata, ignorante io, per carità, però arrivare su una terra così e sentire queste persone che mi dicono ciao, vuoi il caffè? Cioè, oh, siamo in Africa o dove? E poi chi lo sapeva? Io non lo sapevo che Simba, che è il re leone di Walt Disney, in realtà vuol dire leone in Swahili. E lo Swahili è una lingua meravigliosa, come meravigliose sono le persone che lo parlano. E queste fanno parte della vita quotidiana, perché poi ti rendi conto che se c'è da parte nostra di viaggiatori, stranieri, turisti, almeno un tentativo, no, di parlare un pochettino la lingua delle persone che ci stanno ospitando, loro ti si aprono con un sorriso enorme, un'accoglienza diversa, e capiscono che non sei là di passaggio per una settimana e che di loro non ti interessa, no? Per cui si riesce un po' alla volta ad approfondire sempre di più. E sto imparando di più parlando con le persone che non con quello che poi riesco ad imparare attraverso i libri o le guide turistiche, insomma. Questa è una cosa incredibile. Poi ti devo dire, in questa vita ho imparato che si può stare bene anche senza comunicare ogni giorno con il mondo intero. Quando sei per settimane in mezzo al mare, senza internet, senza telefono, i primi giorni sono, aspetta che guardo, no, non guardo niente, perché il satellite funziona solo per le previsioni meteo. Ho imparato cose di questo mondo molto diverso, anni luce diverso rispetto alla società occidentale in cui sono cresciuta, quella italiana, quella europea, che il concetto di povertà è estremamente relativo, come quello di felicità, e che spesso il mondo occidentale commette il gravissimo errore di presunzione che il nostro modello di società sia quello giusto, quello sano e quello da esportare ovunque. Non è così. C'è gente che da secoli vive in modo diverso da noi, che non è un modo migliore o un modo peggiore, è semplicemente un modo diverso, un modo che dobbiamo imparare ad accogliere, ad ascoltare, a capire, no? E a meno che non ci si chieda, no, fateci cambiare, noi non abbiamo il diritto di imporre i cambiamenti. Questo almeno è una cosa che mi sento di aver assorbito in questi 3 anni andando veramente in paesi dove ci guardavano come se fossimo extraterrestri, no? Perché poi la barca vela ti dà questo vantaggio, no? Ti permette di entrare in rotte che non sono turistiche, e anche se siamo in un mondo apparentemente globalizzato, in realtà ci sono ancora tanti villaggi dove la gente vive in maniera molto più semplice, dove non hanno la più pallida idea di che cosa siano le borse economiche, i Dow Jones, e sicuramente la crisi economico-finanziaria di questa pandemia non li tocca minimamente, ammesso che siano venuti a sapere che c'è una pandemia in corso. Proprio 3-4 giorni fa ho scritto un messaggio ad un'amica in Madagascar. E io ho disseminato amici dappertutto, ovviamente, con tanti di loro cerco di mantenere i contatti per sapere, no, com'è la situazione lì. Madagascar è un paese poverissimo, e lei mi ha risposto semplicemente: ah, Marianna, noi continuiamo a pescare, continuiamo a seminare il riso, no? Cioè, così è la vita, no? Le borse, queste cose qui, la crisi non li riguarda.
Ho imparato sicuramente anche a livello spicciolo e basso livello che la corruzione è diffusa ed è il male peggiore di tutti i modelli sociali. Le dittature sono certamente sbagliate, la democrazia invece va meritata, va conquistata quotidianamente, non con le parole che si scrivono nei social network, ma con l'azione quotidiana, no? E io però non sono un'esperta di economia, di finanza, di politica internazionale, quindi faccio del mio meglio per informarmi cercando le fonti che possono sembrare quelle più accreditate per darmi delle informazioni corrette. Evito assolutamente tutta la TV spazzatura e tutti quei media che in questo momento, per esempio, secondo me ci stanno terrorizzando con questo virus. Io, con tutto rispetto, sì, chiaramente, per le persone che stanno morendo e che stanno soffrendo, ma sia chiaro, non solo per il Covid-19, ma per tutte le malattie che ci sono nel mondo. Mi sento anche di dire che patogeni letali e infettivi più o meno pericolosi ci sono sempre stati, ci saranno sempre, e non hanno mai fermato i viaggiatori prima, e richiedono un grado di responsabilità, cioè sta anche a me come persona cercare di proteggermi dai pericoli e non sempre aspettare che sia qualcun altro a proteggermi dai pericoli. Non so se riesco a trasmettere quello che voglio dire, no? E ci sono paesi in cui malattie che sono state debellate in Europa da decenni sono la quotidianità, no? Vogliamo parlare della tubercolosi, per esempio, no? Che è infettiva anche quella. Io adesso non sono un esperto di virologia per sapere se è più o meno infettiva del SARS-2, ma è comunque una malattia che uccide. Quindi non lo so, vorrei un po' dire agli italiani, perché sto osservando attraverso i media e attraverso famiglia e amici che sono in Italia quello che sta succedendo, vorrei dire anche un attimo, no, un po' di razionalità, un po' di calma, non fatevi prendere dal panico, dal terrore, no? E il mondo poi non è ovunque come in Italia o come in Europa. Il mondo è grandissimo ed è completamente diverso, ha realtà infinite, e dovremmo cercare un attimo di aprire la nostra mente a guardare le stesse cose però da aspetti diversi, sotto anche prospettive differenti. E questa è una cosa che ho veramente imparato in questi ultimi 3 anni, soprattutto che la realtà è molto molto diversa da quella che i mass media vogliono farci credere. A volte è meglio, a volte è peggio, è decisamente diversa, per cui prendiamo veramente con le pinze, come si diceva una volta, no? La fonte delle nostre informazioni, cerchiamo di ragionarci, di non fermarci alla parte sensazionalistica delle cose, no? E non lo so, forse c'è anche un effetto placebo negativo, no? Noi sappiamo dagli scienziati, dei medici che ci dicono che l'effetto placebo esiste in positivo, no? Prendi la pastiglia di acqua e zucchero e guarisci perché ti dicono che è la medicina migliore del mondo, che si chiama chissà cosa. E questa forma di terrorismo psicologico, secondo me, sta avendo un effetto placebo negativo, cioè le persone si ammalano e stanno peggio anche perché sono terrorizzate, no? Quindi prendiamo un attimo le distanze, che non vuol dire sottovalutare il problema o mancare di rispetto a chi sta lottando per la vita, sia chiaro, però insomma, non lo so, forse bisognerebbe girare in paesi dove situazioni del genere la vivono tutti i giorni, che ci guardano e ci dicono, e beh, per noi è la normalità, no? Quindi certo, assolutamente. Dunque, abbiamo una domanda, vedo, di Vale. Ripensando a tutte le tue esperienze, ricordo un episodio particolare a contatto con un popolo, una cultura, un territorio che ti ha particolarmente sorpreso e aiutato a superare un pregiudizio, uno stereotipo?
Oh, mamma mia. Nel bene e nel male, cioè certe situazioni mi hanno toccata in senso un po' negativo, se devo essere sincera, altre in positivo. Ti dico quelle belle, no? Il fatto appunto che, non so se può fare un esempio, però sono stata a visitare i villaggi, ti dicevo prima, non c'è la tecnologia, quindi non c'è internet, le case sono delle strutture di bambù, di fango col tetto di paglia, e vivono di pesca, hanno una natura meravigliosa, per cui escono nel boschetto e hanno tutta la frutta tropicale che ti puoi immaginare. E i ritmi sono estremamente calmi, lenti e tranquilli, no? E là non c'è lo stress, non solo la società come la immaginiamo noi, ma non c'è proprio neanche la famiglia come la immaginiamo noi, no? Per cui quando sento di, non so, un'organizzazione umanitaria che raccoglie fondi per togliere i bambini abbandonati dalle famiglie dalle strade e te la presenta in una realtà che io ho conosciuto perché ci ho passato mesi, in cui ti dice: cavolo, non ci sono le strade lì e i bambini non sono abbandonati dalle famiglie, perché la famiglia come la pensiamo noi non c'è. Quindi le due cose non sono sostenibili, no? E non solo, non c'è quella famiglia, i bambini non sono abbandonati perché vivono in un villaggio, hanno un sacco di mamme, tante zie, tanti nonni, tante nonne, vivono tutti assieme, quindi non sono affatto abbandonati. È chiaro, vivono in modo molto diverso da noi, però poi a noi passa il messaggio, e quando dico a noi, dico, non so, al mondo occidentale, che invece quei bambini sono denutriti o non hanno un'educazione, non hanno un papà e una mamma che li seguono. Non è così, no? Cioè, che la loro società sia diversa è vero, però hanno altri valori che noi abbiamo dimenticato, no? Quando ti arrivano immagini che ti dicono: ah, questo bambino di 10 anni lavora tutti i giorni col papà sulla sua barca, e dici: caspita, io mio papà lo vedevo sabato pomeriggio, no? Certo. Perché andava a lavorare alle 6:30 la mattina, tornava alle 10 della sera, e durante la settimana non lo vedevo mai. Quel bambino orgoglioso di essere sulla barca con il suo papà. No. Il messaggio è arrivato chiarissimo, credo, ed è vero, ed è il non guardare poi, non avere la pretesa che i nostri occhi, il nostro pregiudizio possa essere poi, dire, adattabile a qualsiasi situazione, oppure credere che il nostro sia il giudizio, il modello di vita, quello quello corretto, e vedere il diverso, come lo raccontavi tu, una vita diversa in maniera negativa, dandoci un giudizio di valore. Senti però, Marianna, io volevo farti ora un'altra domanda che riguarda l'altro tuo grande amore, cioè l'ambiente e gli animali, cui hai dedicato in modo attivo parte della tua vita in maniera anche, come sappiamo, molto decisa e anche alle volte molto rischiosa, insomma, sulle navi di Sea Shepherd. E di certo questo amore ti accompagna ancora, lo so, e ne sono sicuro, e ti accompagna forse in modo diverso, però con la stessa forza. Ora, le TV, lo citavamo anche prima questo, ci fanno ora vedere immagini di acque molto più pulite, di animali di terra che di cielo, di acqua che si riprendono i propri spazi, di alcuni elementi inquinanti che si riducono, di una nuova e più florida ripopolazione animale e vegetale. Ora, solcando gli oceani durante i tuoi viaggi, di cui stiamo parlando adesso, hai avuto modo di toccare con mano la situazione? Cioè, ci racconti un po' come sta oggi, come sta il nostro pianeta, come stanno i nostri oceani, come stanno gli abitanti dei mari? Questa è una domanda dalla risposta triste. Stanno male, stanno male. Il mare della Cina meridionale è un mare basso, è un mare sul quale si affacciano e a cui fanno
fanno riferimento, insomma, per le provviste ittiche centinaia di milioni di persone. E l'Oceano Indiano l'abbiamo trovato quasi completamente svuotato, perché c'è una cosa che non ho detto prima: facciamo anche tantissime immersioni subacquee, no? Nella nostra casetta galleggiante siamo autonomi con bombole, compressore, eccetera, quindi ne approfittiamo sempre per andare a trovare i nostri vicini di casa che ci abitano proprio sotto. E devo dire che in 3 anni e mezzo e credo 20.000 miglia marine navigate fino adesso e un centinaio di immersioni o forse di più, l'unico posto in cui siamo veramente schizzati fuori dall'acqua per la presenza di predatori, degli squali per esempio, grossi barracuda, in numero tale da dire oddio, no, cioè, è casa loro, aspetta meglio ma che non disturbiamo troppo, non sono così esperta da sapere come comportarmi bene nei loro confronti, felicissima di averli visti, è stato nell'arcipelago delle Chagos. Le Chagos sono 2 atolli corallini, stesso tipo ambiente naturale delle Maldive, si trovano 300 miglia giusto in linea retta a sud delle Maldive e da alcuni decenni sono completamente disabitate. È una storia un po' triste che invito le persone, se vogliono, ad approfittare. Chagos, ora conosciute come BIOT, British Indian Ocean Territory, quindi territori britannici dell'Oceano Indiano. Le persone che abitavano le Chagos sono state deportate alle Mauritius, a Madagascar, alle isole Réunion, quindi da decenni lì di esseri umani non ce ne sono. E purtroppo si vede la differenza. Quando metti la testa sotto l'acqua vedi che l'essere umano lì, che pesca, che trascina le reti, non c'è. Si nota, no? Ed è un po' quello credo che stia avvenendo in questo periodo di chiusura totale con gli animali che se ne vanno in giro per le città e per i luoghi antropizzati, perché gli esseri umani sono chiusi dentro le loro case, insomma. È un po' da un punto di vista ambientale più o meno la stessa cosa. Per il resto cosa posso dire? Vedo che stai proiettando immagini della plastica. La plastica è ovunque, cioè ci sono zone in cui raccogli la sabbia sul litorale, la guardi bene ed ha tutti i colori del mondo, che non sono i colori delle rocce granitiche o delle rocce vulcaniche, sono i colori delle varie plastiche frantumate. E arriva purtroppo anche dove l'essere umano non c'è, perché ce lo portano le correnti. Io non voglio essere pessimista, sono una persona tendenzialmente molto ottimista, però ho paura che si sia un po' già arrivati al giro di boa su questa cosa qui, cioè che possa essere già un po' troppo tardi. Poi, cosa dire, i cambiamenti globali è altro tema scottante in questo periodo, quindi l'innalzamento della temperatura degli oceani che sta facendo morire i coralli. Lo vedi, no? Le famose Maldive hanno delle zone che sono carine e iperpopolate dai turisti, però come ti sposti da quei fondali che sono famosi, che cercano in qualche maniera di proteggere, c'è un deserto grigio. C'è un po' più di pesce, ma il corallo sta morendo. Quando siamo scesi in Madagascar abbiamo trovato fondali corallini molto più ricchi di vita, di specie, tanto dicevo, wow, non sapevo ci fossero tutte queste specie di coralli e spugne, no? Però non c'è il pesce. Ed è stato un po' scioccante andare per 2 volte su una piccola isoletta disabitata, difficile da raggiungere per gli abitanti del posto, trovarla così bella la prima volta da volerci tornare 1 settimana dopo, e nel giro di 1 settimana quella spiaggia era diventata un cimitero di squali martello, così piccoli che la distanza tra gli occhi era forse 10 centimetri, quindi erano decisamente cuccioli. Erano queste teste mozzate, per qualche ragione gli tagliano la testa e se le portano via, non so, non avevo mai visto una cosa del genere, e ce n'erano 100 centinaia.
Ed era una cosa successa nell'arco dell'ultima settimana, insomma, la settimana prima non c'era niente. Quindi sono queste situazioni, no, un po' toccanti da quel punto di vista. Poi navighi per miglia e miglia e mezzo all'oceano. Noi quando abbiamo lasciato il Kenya settentrionale per poter poi entrare nel Golfo di Aden e in Mar Rosso, ci siamo dovuti tenere alla larga dalle coste della Somalia, che purtroppo è ancora un po' rischiosa per questioni di pirateria. E abbiamo attraversato il bacino somalo e abbiamo incrociato, passandoci letteralmente in mezzo, due stazioni di pesca molto grosse. Ciascuna stazione di pesca aveva dalle 5 alle 10 reti lunghe. Che è successo? Siamo saltata, forse è saltata. Sì, siamo in diretta. Forse abbiamo perso Marianna. Abbiamo perso Marianna, vediamo se riusciamo a recuperarla. E questo, abbiamo anche una regia, salutiamola e ringraziamola. La regia è efficacissima. Assolutamente, eccola di nuovo Marianna. Più efficace di tutto. Scusatemi, è stato un lampo. Ma guarda, è andata benissimo fino là, quindi questa interruzione è assolutamente, come dire, accettabile. Ecco, niente, vi dicevo che abbiamo incrociato queste due stazioni di pesca cinesi con almeno una decina di reti sui 25 miglia, che vuol dire dai 40 ai 50 chilometri di lunghezza, no? Messe di traverso della corrente oceanica. E ti viene da pensare, cavolo, cioè, se i colossi della pesca industriale, no, svuotano il mare a questi ritmi in continuazione, è chiaro che le popolazioni che vivono sulla costa e che non hanno di più di una barchetta scavata nel tronco di legno, non è che restino molte possibilità se non quelle di andare a saccheggiare le navi. Ed è da lì che nasce la pirateria, ovviamente, no? E quelle sono quelle legali, perché io ti dico che erano cinesi perché hanno sistemi di identificazione automatica che ti compaiono nella carta elettronica di navigazione, e vedi dove sono le boe, quanto sono lunghe, vedi la barca che si sposta, ci sono tutti i dati identificativi, quindi non è che sto puntando il dito contro il nemico di turno, no? Sono stati, sì. Io speravo nel farti questa domanda, sono due livelli. Uno era quello della consapevolezza. Sapevo che purtroppo ci sarebbe stata una risposta drammatica a questa domanda. L'altra, comunque, era legata a un filo di speranza, insomma, che ci fosse un cambiamento, magari dettato anche da questi tempi, che potesse via prospettica essere positivo. Credo in ogni caso che quello che tu hai detto dovrebbe starci sempre in mente, cioè il disastro che ci racconti e anche la previsione un po' negativa che hai espresso ora deve essere sempre un monito per noi, in maniera tale che almeno vediamo di non peggiorare le cose. Ora siamo davvero in chiusura e ti chiedo brevissimamente, come abbiamo chiesto a tutti, di lasciarci un messaggio finale, cioè ciò che dovremmo mettere in valigia per questo viaggio, sulla base della grande esperienza, la più che e la grande opportunità e fortuna che hai di poter incontrare popoli, persone, natura, animali, paesi. Insomma, cos'è che secondo te dobbiamo mettere in valigia per il viaggio? Io vi direi, prima di tutto metteteci un po' di preparazione del posto in cui state andando, che state per approcciare, giusto per sapere come comportarsi. E mi piace sempre dire, no, un po' come attività di fotografa o di artista, così, no, di prima conoscere le regole se le vuoi infrangere. E per cui dico, informatevi. Per me infrangere le regole nell'ambito del viaggio vuol dire andare fuori dagli schemi, quelli del turismo di massa, quello delle guide Michelin o dei TripAdvisor, no, che ti dicono vai lì e fai queste cose qua. Abbiamo passato due giorni meravigliosi a Petra e il pomeriggio più bello non l'abbiamo nemmeno trascorso a guardare i monumenti. Che Petra è una cosa, un patrimonio dell'umanità fantastico.
ma ci è capitato di perderci perché appunto non seguiamo le guide e abbiamo incontrato un beduino che ci ha accompagnati a casa sua, e casa sua è una caverna scavata nella roccia, probabilmente 4-5 mila anni fa, e lui con la sua famiglia, Nora e la figlia e le nipoti vivono ancora lì. Abbiamo passato il pomeriggio seduti con loro a gambe incrociate, a bere tè e a dividere quelle quattro cose che avevamo con noi nello zaino. Quelle sono le cose che non le trovi nelle guide, no? Quindi secondo me vi direi: mettete in valigia una mente aperta, come diceva Maura prima, la curiosità e anche l'elasticità mentale di capire che c'è del diverso e che diverso è bello, no? È quello che rende il mondo interessante. Ed è per questo che un po' come un motto, più di dirti cosa mettere in valigia, ti direi cosa non mettere in valigia. Lascia casa a casa, perché è l'unico modo per sentirsi a casa ovunque si vada. Bellissimo messaggio finale. Grazie Marianna, è stata una chiacchierata davvero molto molto bella e ci ha anche stimolato la mente, ci ha portato verso viaggi quantomeno ora di fantasia, speriamo che presto siano anche reali. Ti ringrazio Marianna. Nicola, grazie a voi, grazie a te. Come ti dice, a te la linea. Ciao! Ciao. Queste cose da linea studio, che sogno della vita che si avvera.